Libere TV con il presidente Marini. Presidente, come? Non proprio presidente, diciamo, non ancora, ormai non più, diciamo. Mi riferivo alla presidenza della Camera. No, sono stato presidente del Senato. Ah, presidente del Senato. Sono tutti male informati. È vero. Mi chiamano Valeria Marini, Francesco Marini, ma sono presidente di qua, di là. Come sta andando? Come sta andando? Sta andando così. Il cielo si consuma e la processione non cammina, diciamo. Vabbè, ciao. Arrivederci. Da questa soglia la zona è out a tutti, tranne ai deputati. La piazza invece è riservata soltanto ai giornalisti e deputati. Dietro la piazza, dietro apposite diciamo, presidi di sicurezza, stabili peraltro, c'è la folla che manifesta. Ha cambiato volume. Allora senti, queste scarpe ci sono pagate. Qui davanti a Montecitorio incontriamo un drappello di agguerrite donne, sono quasi tutte donne, anzi sono tutte donne che inneggiano a Emma Bonino presidente, e insieme ad essa ci sta Valeria Manieri. Ciao, sì, come vedi siamo molto determinate, non siamo moltissime, ma quelle giuste per far sentire un nome che per ora non rientra nei sotterfugi e le trattative vere e presunte o fallite dei vari partiti ora impegnati e sempre più impelagati in questa elezione del Presidente della Repubblica. Ci piacerebbe che almeno il nome di Emma Bonino fosse preso in considerazione, visto che è quello che non fa parte delle quirinarie di Grillo, ma è quello semplicemente più votato dagli italiani e dalle italiane. Tra l'altro è un nome che rientra anche nelle opzionabili del Movimento 5 Stelle. Io credo che Emma Bonino abbia ancora più stelle del Movimento 5 Stelle e tutte le caratteristiche per poter ricoprire questa carica, questo lo sappiamo già, ma ci piacerebbe che questo nome, viste le difficoltà, potesse ritornare in gioco, perché è importante, perché probabilmente se riflettessero attentamente potrebbe essere un nome che mette d'accordo molti, forse non tutti, ma con qualche sorpresa anche trasversalmente. Senti, un commento accennato alle quirinarie, di cui però non si sa quanti hanno votato e quante persone hanno preso il voto. Effettivamente Emma Bonino stava tra essi, chissà in che posizione. Io trovo abbastanza scandaloso che qualcosa come un sondaggio agli iscritti o ai militanti o ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle sia stato presentato come una cosa solenne che ha condizionato evidentemente l'esito di queste trattative per il Quirinale, e noi ancora non sappiamo di quante persone hanno votato, esattamente quanti, per chi, non si capisce perché alcuni nomi compaiono e scompaiono, per esempio quello di Emma Bonino che pure c'è è mezzo scomparso dai papabili, insomma, del Movimento 5 Stelle. Evidente poi che da quando Emma Bonino è peraltro rientrata in quella lista della top 10 del Movimento 5 Stelle, si è scagliata contro di lei una serie di fuoco da travaglio e dintorni che nonostante tutto non è riuscita a minare la credibilità presso lo stesso Movimento 5 Stelle. Io trovo che come sempre, come a ogni elezione del Presidente della Repubblica, questa volta forse più che mai manchi assolutamente la trasparenza, ci sia una forma di una sorta di partecipazione dal basso, ma che poi non trova nessun riscontro nel palazzo, e che qualsiasi tentativo alla fine viene opacizzato dagli interessi di questo o quello, di Grillo, di Monti, di Bersani o di Berlusconi. È sempre più evidente che dobbiamo pensare a una riforma seria per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Forse se già fossimo a questo punto, probabilmente Emma Bonino sarebbe già Presidente della Repubblica da molti anni. Grazie Valeria.
una motivazione. E voi perché cioè, noi lo votiamo innanzitutto perché abbiamo fatto delle elezioni online e quindi la nostra base ci ha dato dei nomi, la Gabbanelli, Strada e Rodotà, e poi molti altri. I primi due hanno umilmente rifiutato perché non se la sentivano. Siamo arrivati ad un nome dove non possiamo dire niente, è capace, prova di quello che sa fare, quindi ha studiato. Noi oggi è una novità. Noi non vediamo un motivo per non votarlo e noi questa volta chiediamo a loro: diteci un motivo perché voi non dovete votare Rodotà. La politica è fatta di mediazioni, no? Quindi se venisse proposto il nome del Movimento 5 Stelle e voi foste irremovibili, questa non sarebbe democrazia, sarebbe un regime totalitario, perché voi proponete, voi proponete un nome e non vi mollate da quel nome là e quindi imponete il vostro nome. Quindi se in una trattativa ci fosse la possibilità, per esempio, di convergere su un altro nome, c'è la Russa e i cittadini stanno urlando. È alla Russa? Dovrebbe, sì, ho visto passare la Russa, non so se si è fermato. Chi è che si è fermato? C'è la Russa. La Russa. E i cittadini naturalmente si prende loro, perché loro si... Ci mettiamo dalla parte, posso dire, per chiedere qualcosa? Intanto la Repubblica vuoi cosa chiesto? Allora, questo discorso sulla democrazia in un certo senso è ballato da una cosa, dal nostro movimento, che è la base. Noi in realtà questo nome non c'è stato un processo democratico, noi siamo solamente i destinati, però quante persone hanno votato? Via! Tutti quelli che hanno votato. A chi dite via? Alla Russa, è finita, prepara anche lui le valigie e vada a casa perché ha fallito, quindi è finita, devi andare via. Faccia cortesia, faccelo venire qua, guarda. Faccelo venire qui, ce lo faccia venire qui, che hanno paura, nessun politico si avvicina qua, solo i grillini si avvicinano al popolo, loro scappano. Siamo in compagnia di Filippo Gallinella, deputato del Movimento 5 Stelle. Gli chiediamo intanto che ne pensa di questa terza votazione che mi sembra si sia conclusa con un nulla di fatto. Nulla di fatto perché comunque sia la terza votazione, ci sono ancora due terzi, quindi devono votare un sacco di persone. Mi sembra che ci sono state oltre 400 schede bianche, se non sbaglio. Comunque Rodotà, che è il candidato scelto dalla rete, che noi voteremo anche alla prossima e se è necessario ancora e oltre, ha preso 235 voti, se non sbaglio, quindi vuole dire che oltre a noi il candidato Rodotà piace anche alle persone che sono qui e sarebbe un bel cambiamento anche del paese, insomma. Senta, onorevole, cittadino, così va bene. Ci sbagliamo, va bene, allora cittadino, una parola sei finita. No, beh, onorevole, rispetta, no, insomma, diciamo, perché qualcuno ci accusa, diciamo onorevole, sono contenti, già si sono abituati. No, assolutamente no, il contatto col territorio e con le persone è importantissimo. Va bene, allora cittadino Gallinella, sulle le presidenziarie che avete fatto, sì. Io ecco volevo chiederle prima di tutto se si potrà un giorno sapere quante persone hanno votato e quanti voti hanno preso i singoli nominativi. Alla prima gli so rispondere, perché alla prima hanno votato le persone certificate che, se non sbaglio, sono state pubblicate qualche giorno fa quando sono uscite, e poco meno di 50.000 persone, se non sbaglio, non so se 49.000 e spiccioli o quasi 49.000. Sui voti che hanno preso i singoli per le singole persone non ne sono a conoscenza, non so se usciranno poi i numeri, questo magari dovremmo chiedere all'apparato informatico che ha curato la cosa. Allora, un'altra domanda. Allora, tra i 10 nomi era presente anche quello di Emma Bonino. Ovviamente erano in ordine alfabetico, quindi non in graduatoria. Allora, io volevo chiedervi, visto che voi siete molto attenti un pochino alle istanze dei cittadini, sì, dato che in tutti quanti i sondaggi, diciamo universali, quelli là, i cittadini, Emma Bonino è sempre stata in cima a tutti i gradimenti, come mai avete scelto invece Rodotà e non Emma Bonino? Ma allora qui forse bisogna chiarire la cosa. Allora, le votazioni delle Quirinarie hanno funzionato in due turni. Primo turno ogni iscritto certificato poteva esprimere un nome. Io per esempio avevo espresso un nome che non è uscito diciamo al ballottaggio dei 10. Tra i 10 c'era anche Emma Bonino, Romano Prodi, Imposimato, Zagrebeschi, Rodotà, Gino Strada.
e la Gabbanelli. E dopodiché c'è stata una seconda votazione e da qui sono uscite le preferenze numeriche, insomma, quindi sono cittadini che hanno espresso la volontà. Io non c'ho da criticare nessuno assolutamente. Se a qualcuno piace la Bonino o altri personaggi, per carità, No, io chiedevo le preferenze, però non sapendo la graduatoria uno teorizza che siano tutti quanti sullo stesso livello questi nomi. Allora, sulla prima votazione no, erano solo i nomi più votati, senza graduatoria. Alla seconda votazione sono stati messi in lista per numero di voti. Quindi, pensavo che fosse un ordine alfabetico. No, sulla prima schermata i primi 10 sono usciti, ora non so se l'hanno messo in ordine alfabetico, non ci ho fatto caso, però erano i 10 nomi più votati, senza indicare quanti voti hanno preso. Alla seconda sono stati ordinati per votazione. C'era anche Beppe Grillo, però lui ha detto che non. Anche Dario Foccia, anche se lui aveva detto che non voleva fare, insomma, ecco. Cittadino Calinella, grazie e appuntamento su Liberi TV. Ci sentiamo. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Stiamo partecipando alle votazioni proprio perché riteniamo che la persona che il PD ha deciso di sostenere da questa mattina non è la persona che può rappresentare tutti gli italiani e quindi non può rappresentare l'unità del nostro paese. Vediamo che cosa succede, ci sono militanti e dirigenti iscritti che da questa mattina ci chiedono di mettere in campo ogni azione possibile affinché possa essere eletta alla prima carica dello Stato una persona che sia veramente in grado di rappresentarci tutti. Senta onorevole, perché Marini vi dava una certa garanzia ed era gradito a,
al presidente Berlusconi? Beh, Marini ha una storia importante, è stato un grande sindacalista, ha guidato il Senato della Repubblica in un momento molto particolare, ricorderete, con il governo Prodi, anche in quell'occasione e soprattutto nelle consultazioni che gli furono assegnate dal Presidente della Repubblica, ebbe un comportamento ineccepibile, una persona che a nostro avviso rappresentava quei valori dei moderati che anche noi incarniamo. Grazie onorevole Polverini. Grazie. Prendiamo parte al voto, come si sa, abbiamo deciso di non partecipare ad uno spettacolo che riteniamo irrispettoso del Paese e anche delle istituzioni. Il PD ha trasformato l'elezione del Presidente della Repubblica in un fatto privato, in una questione di parte, ha tradito la parola data perché c'era un accordo su Franco Marini che è venuto meno inspiegabilmente e che ha portato il PD a formulare una proposta appunto non solo divisiva ma assolutamente, come dire, per noi irricevibile. Senta onorevole, ieri abbiamo visto, mi sembra sulla 7, onorevole Santanchè e insieme a un esponente del PD, quasi Santanchè era preoccupata delle sorti del PD che si erano spaccato. Allora io le volevo chiedere questa cosa, effettivamente la candidatura di Marini ha spaccato il PD, perché è stato gridato all'inciucio da parte degli elettori del PD. Però quello che le volevo chiedere è, l'elettorato del PDL, visto che il presidente Berlusconi ha portato avanti per anni la battaglia contro, cioè per l'anticomunismo, insomma, eccetera, questo avvicinamento sul nome di Marini, perché l'elettorato invece del PDL non si è sentito in qualche modo tradito o comunque sia non si è sentito, non ha protestato per questo avvicinamento al Bersani di in pratica? Innanzitutto noi abbiamo una visione diversa del mondo e anche della politica, per cui riconosciamo nell'avversario non un nemico ma un avversario politico, e quindi ancorché siano molte le differenze fra il PD e il PDL, credo che abbiamo un po' di lucidità in più e anche capacità di discernimento. Franco Marini è vero, non è un esponente del PDL, ma è un moderato, è un cattolico, un sindacalista, una persona che ha grande attenzione per le questioni sociali aperte nel Paese, quindi ci è sembrato un candidato moderato. È chiaro che c'era da parte nostra uno sforzo perché comunque non era il candidato del PDL, ma oggi noi abbiamo scelto all'indomani delle elezioni di anteporre agli interessi del partito e gli interessi del Paese, la nazione prima della fazione. Credo che questo diverso approccio, questo diverso punto di vista ci ha portato ad essere più responsabili e a non incorrere negli errori che il PD credo pagherebbe pesantemente nelle urne laddove ci fossero le elezioni. Un'ultimissima cosa, se lei è così gentile, sul presidente Donna. C'era stato tutti quanti, o meglio, ci sono stati tutti quanti i sondaggi, diciamo, a livello di cittadinanza, di cittadini, quindi non di grandi elettori, che davano in cima come gradimento Emma Bonino. Però questo nome è stato completamente ignorato nel momento in cui tra i papabili si parla, insomma, di coloro che verranno candidati. Come mai questa cosa? Ma guardi, purtroppo spesso accade che i nomi formulati precedentemente al giorno dell'elezione vengano bruciati, quindi molte volte si evoca una donna candidata e dopodiché magari in buona fede, ma l'esito è proprio quella di non consentirle di avere la possibilità di essere eletta. In ogni caso personalmente credo che oggi sia importante eleggere una persona capace, una persona competente, uomo o donna importa meno, l'importante è che sia una persona adatta a guidare il Paese in un momento di difficoltà come questo, e non mi pare che la strada intrapresa evidentemente sia quella giusta. Grazie onorevole Gelmini.
personale, esperienza istituzionale, ma anche capacità di unire il paese, perché io sono convinta che l'intelligenza anche politica di Emma Bonino non l'avrebbe portata sul Colle per fare battaglie divisive, ma avrebbe utilizzato il Colle per unire il paese, per dialogare con tutte le parti del paese. Questo anche mi ha spinto a indicare, più che indicare, esprimere un desiderio e un auspicio personale nei confronti di una donna che su certe posizioni, soprattutto sui cosiddetti temi etici, è profondamente distante da me e dalle mie posizioni. E detto questo, noi oggi siamo fortemente preoccupati per l'indicazione di Prodi, perché pensiamo che Prodi non possieda quei requisiti necessari per diventare Presidente della Repubblica. Prodi è un uomo di parte, non è un uomo del dialogo, non può rappresentare l'unità nazionale come chiede l'articolo 87 della Costituzione, ha guidato per anni, è stato leader per anni dello schieramento di centrosinistra, e soprattutto anche il suo percorso istituzionale è caratterizzato da alcune vicende oscure che sinceramente non fanno di Prodi una personalità tale da poter ambire alla carica di Presidente della Repubblica. Mi riferisco alla guida dell'IRI, mi riferisco alla vicenda della seduta spiritica, mi riferisco anche alle condizioni con cui ha fatto in modo che l'Italia entrasse nell'euro, condizioni che evidentemente l'Italia sta ancora patendo e sta ancora subendo. Onorevole, un'ultima cosa, si è diviso il popolo, diciamo gli elettori del PD sul nome di Marini gridando all'inciucio, come mai gli elettori del PDL non si sono ugualmente sentiti in qualche modo offesi dal fatto che ci sia stato questo avvicinamento e questa trattativa con Bersani da parte del Presidente Berlusconi? Guardi, perché il voto del 24 e del 25 febbraio si è concluso con un sostanziale pareggio fra centrodestra e centrosinistra. Quando questo avviene, quelle forze che dovrebbero contraddistinguersi per responsabilità e senso dello Stato dovrebbero avere il dovere di dialogare per cercare la soluzione migliore, non per se stesse ma per il Paese. Ecco perché noi abbiamo insistito sulla necessità di dare un governo immediato all'Italia. Siamo senza governo da 50 giorni per la testardaggine e l'ostinazione del Partito Democratico. Ecco perché abbiamo spinto per una soluzione condivisa per la Presidenza della Repubblica. Evidentemente tutto questo non è possibile per le divisioni e le lacerazioni del Partito Democratico, che scarica i suoi problemi e le sue divisioni sulle spalle del Paese. Anziché preoccuparci dei problemi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, noi siamo ostaggio di un Partito Democratico che è profondamente diviso. Grazie molte. No, a me mi ha già avuto bloccato, ha detto che fai?